E allora non perdiamo mai la calma quando le cose vanno male in famiglia o quando abbiamo delle avversità, ma piuttosto benediciamo il Signore. Anche Giobbe benediva il Signore, e anche Tobia, provato, benediceva il Signore. E allora questa sera vogliamo benedire il Signore, a prescindere del bene o del male che riceviamo, ossia del nostro giudizio su quello che riceviamo. Benediciamo sempre il Signore, perché la benedizione di Dio deve risuonare sempre sulla nostra bocca. Del resto sappiamo che la preghiera, soprattutto la preghiera di lode, è il miglior antidoto contro le forze del male. Non è l'esorcismo che è più potente contro le forze del male, ma è la preghiera di lode più potente dell'esorcismo contro le forze del male. Questa anche tra parentesi: quando vedete il male, non ricorrete agli esorcismi, a formule imprecatorie, a esorcismi dell'undicesimo terzo, altre forme. No, lodate il Signore. Non c'è modo migliore per cacciare Satana quanto piegare le ginocchia e lodare Dio, benedire Dio. E allora lui se ne va. Del resto è la scrittura che ce lo dice, è Pietro che ce lo dice: pregate ed egli fuggirà da voi, pregate. Per cui la preghiera mette in fuga tutte le forze del male. La preghiera di lode serve per lodare Dio nel bene, per lodare Dio nel male, per cacciare i diavoli quando ci tentano, per sconfiggere i nostri nemici. Gerico cadde proprio con la preghiera, col canto, e Giosafat riportò vittoria con la preghiera e con il canto. Il canto di lode guarisce anche dalle malattie, è una forza di guarigione. Per cui non si sbaglia mai lodando Dio. Più le cose dovessero andare male, più dovremmo benedire Dio, e le cose si aggiusteranno, le cose si riequilibreranno, perché nella preghiera di lode i cieli si aprono, il Signore scende, gli angeli vengono, e dove c'è il Signore che viene, gli angeli che lodano con noi, tutto è equilibrio, tutto è pace, non ci può essere presenza per le forze del male. Questa sera vogliamo lodare Dio, benedire Dio. Non guardiamo mai a noi, una volta che siamo qui, una volta che siamo in preghiera, non guardare i nostri mali, non lamentarci di noi, e neanche guardiamo i nostri peccati, sappiamo che ce ne sono tanti, ma guardiamo Dio, la misericordia di Dio, non perché non siamo coscienti dei nostri peccati, ma perché in quella lode vogliamo compensare Dio delle nostre maledizioni, e perché attraverso la lode vogliamo chiedere perdono, attraverso la lode vogliamo chiedere aiuto al Signore per rimanere sempre nella sua lode, rimanere cioè sempre nella sua volontà. E allora questa sera cantiamo al Signore, benediciamo il Signore sempre in attesa della sua parola, perché questa è la preghiera carismatica: lodare Dio, lodarlo sempre, attendendo la sua parola. Non sappiamo che parola ci darà il Signore durante la preghiera: una parola di rimprovero, una parola di ammonimento, una parola di gioia, una parola di incitamento, non sappiamo. Si tratta di essere sempre pronti a recepire la sua parola, e finché la sua parola non cade su di noi, noi lo lodiamo e lo benediciamo per aprire i cieli. Alleluia. Alleluia.